Il sensore di movimento ha attivato le telecamere circa 30 minuti fa. E cosa? Che ha fatto? Voleva esaminarsi il sangue. Avanti, dottore, resisti, coraggio. Craven pagherà per ciò che ha fatto a Connors e alla sua famiglia. Non l'ha fermato. Proprio come piace a Craven. Sangue di Connors. Occhio alla porta. La bestia è vicina. Molto vicina. Sei una grande preda, degna di Craven. Voglio essere molto chiaro con voi. Lascerete in pace, Connors! Non merita tutto questo! Se voi o Craven continuerete a inseguirlo, ve la vedrete con me! Prendetelo vivo! Non feritelo! Magnifici trofei! Craven vuole una caccia! Ne avrà una indimenticabile! Lassù è pericoloso! Craven vi batterà! Si pentirà di aver messo piede a New York! Fuoco! Triangolo la posizione. Bersaglio al mercato del pesce di Harlem. Dirigersi all'obiettivo. Lizard è oltre il fiume. Non arriverò in tempo. Ah, 800. Belle le trecce. Ah, ok. Sì, ok, sì, si vede, sì. Lì è ancora libero. Alla città servo io. Spider-Man, intendo.
Aspetta. Pete? Che cosa c'è? Il mercato. Sì, sì, arrivo. Scusami. Ti scrivo, ok? Ah, è bellissimo. Il murale, dico. Era ora che Pete mi richiamasse. Ehi, come vanno le cose con Ail? Brutto momento. Lizard è scappato. Servono i tuoi spioni volanti. Quel Lizard. E poi Ailey dice che è stata una pazzia cercare Martin Lee. Lo pensano tutti. Stiamo proteggendo. La vendetta non è... Io non voglio vendetta. Papà credeva nelle seconde occasioni. Ma non è questo il caso. Sono io a dover proteggere voi. Non il contrario. Ho capito. D'accordo. Fammi avviare il sistema. Vuoto. Meglio controllare. A quanto pare ho compagnia. Tutti fuori, presto! Via, via, via! Accoppia, occhi aperti! Usano i droni per seguire Lizard. Beh, potrei usarli anch'io. Sono difese passive quelle. Ok, starò lontano. Buona a sapersi. Non devono trovare Lizard per primi. Mettiamoli fuori gioco. Dividiamoci. Se trovate Lizard, non attaccatelo da solo. Ehi, ho ricevuto il tuo aggiornamento. Cacciatori affari. Usano i droni per rintracciare Lizard. Credo di sì. Perché? Ho un'idea. Ci lavoro mentre ripulisci il magazzino. Sembri stanco. Guarda quei pesci. A mangiare. Lo vedo! Eh? Uccidiamo il ragno! A Kraven non interessa. Uccidiamolo, lo spaventerà la preda. Ehi, non è carino! Comunque, la vostra preda si è sbaffata quintali di pesci morti! Resta a terra! Ma ora vuole cambiare menù! Quindi, se c'è una preda, non è certo un lucertolone! Abbattiamolo! Abbattiamo quel ragno! A terra! Stanco mai di guardarti mentre pesti di brutto. Abbiamo il nostro drone! Forse il tuo costume può hackerare la scheda madre. Ok. Proviamoci. Ok, mi sto collegando. Pronto! Si è lodato Unix. Ok, riavvio l'altimetro e... Evviva! Che ne dici? Beh, dico che è un gran bel drone.
gran bel drone sulle tracce di Lizard. Grande! Che velocità! Deve essere andato di là. Ah, sembra di guidare un carro armato! No! Qui si mette male! Genki, tutto ok? Sì! Ma questa strada è bloccata! Tranquillo. Ci vediamo dall'altra parte. Forse il garage può essere anche il Lizard. Se me ne vado. Non è opera di Genki. Oggi serata sushi. Sa cosa c'è dietro la porta numero 1. Coso? Dove eri finito? Non lo so, ho visto certe cose. Anch'io. Pensiamo a trovare Lisa. Certo, sì. Ma il drone non l'ha localizzato. Lo sento. Qui da qualche parte. Quasi preso con la coda. Ah, capisco bene. I dati del drone sono parecchio incompleti. Sganciato. Oddio! È solo la pelle. Quindi ora è più grosso? E affamato. Non male. È nuovo. L'edificio è pieno di cacciatori. Novità su Connors? Ah, sì. Genki lo sta seguendo. Ehi, signor Parker. Signor Spider-Man. Ma i dati sono incompleti. Forse posso aiutarvi. Ah, quello è sangue. Ehi, un attimo. Prova a metterlo qui. Scanner integrato. Utile. Wow, questi dati spaccano. Un secondo. Ok, ho trovato qualcosa. Ehi, Genki, con calma. Non ero io. Neanche io. Io neanche ce l'ho uno stomaco. Andiamo! Via, via, via! Ci serve vivo! Non posso perdere Connors. Harry sta male e lui è il solo a poterlo aiutare. No! Tu prendi i droni, io le moto d'acqua. Spider-Man è qui! Ehi, me lo presti? È super, super emozionante! Nervi saldi, Coso! E occhio a quei droni! Tranquillo, mi rilevano come alleato. Spider-Man!
Shepard senza di me! East River non è un fiume, ma un estuario di acqua salata in cui Spider-Man sta combattendo! Tutti a riparo! Aiuta la barca! Okay. Io penso all'uccello robot assassino! Vi avevo detto di lasciar stare Connors! Ve la siete cercata! Nubi velenose! Tutto qui! Ho quasi fatto! I civili sono al sicuro! Lì come va? L'elicottero non si arrende! Sono dietro di te! Abbattiamolo insieme! Non c'è tempo! Sfuggito. Tranquillo, Pete. Ho il rilevatore. Forza, andiamo prima che si allontani. No. È mio. Ne sei sicuro? Ha dei bei dentoni. Anche io. Non fa sempre così, vero? No. Non fa mai così. Il segnale di Connors viene dalle fogne sotto l'Upper West Side. Vado. Ehi, hai trovato qualcosa da Connors? No, lo sto inseguendo. Qualcosa non va? Niente! Certo, niente, eh? Miles era fuori forma. L'avevamo quasi preso. Voleva soltanto rendersi utile. In certi casi è meglio sbrigarsela da solo. Ma non è giusto, Piggy. Siamo una squadra. Abbiamo bisogno di Connors. Per Harry.
Ok. Chiamami quando lo trovi. Posso entrare nelle fogne da lì? Harry. Sei vivo? Non ti sentivo da un po'? Ho quasi trovato Connors. Gli inietterò l'antidoto. E ti darò indietro la tuta. Ok. Dimmi quando lo trovi. Tubi di piombo disturbano il segnale. Dove sta andando? Cosa ci fa una telecamera di sicurezza a caccia? Solo Lizard può peggiorare le condizioni di un fumo. Si è aperto una via verso una vecchia linea della metro. Dubito sia stato un incidente. Connors non vuole essere seguito. Già, ha squarciato un tubo delle fogne. Cerca di allagare i tunnel dietro di lui. Serio. Non è vero. Un laboratorio Oscorp nelle fogne. Norman avrà creato questo posto per Connors all'epoca. Sarà tutto gestito con fondi neri. A cosa stava lavorando Connors per conto di Norman? Hanno anche una camera sterile. Un attimo. Questo è l'acceleratore di particelle della fondazione. Connors l'ha usato per esaminare dei minerali. Ah? Colpa mia? Grande, tutto spento. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Questo no. Questo no. Ehi, Doc! Pronto per l'esame motorio? Posso farcela?
siamo già passati, Connors! Se sei lì dentro, mi farebbe comodo una mano! Tu sei Kurt Connors, un brillante scienziato! Hai commesso degli errori, ma non deve finire così! È così che vuoi essere ricordato dalla tua famiglia! Vuoi ancora stare con loro? Pensa a tua moglie! A tuo figlio! Hanno bisogno di te! E a te, devo approfittare! Tuo figlio non deve crescere senza un padre! Combatti! Per lui! Thank you.
affrontare una lucertola gigante che impazza per New York! Non posso permetterlo! Fermati! Ucciderai qualcuno! Fantastico! Ci mancava solo la polizia! State indietro! Rallenta! Seguire lucertole. Non ho tempo per questo. Connors! Ora ci siamo. Ma la pelle è troppo dura. Lago incastrato! Non posso perdere l'antidoto! Wow! Cavolo! Cosa farai una volta in cima? Volerai via? Fine corsa! No! Connors! Che splendida creatura! Ci sono! Ma è... è fichissima e schifosissima. Ok, se devo, userò le cattive. Pensa quante volte ti ho aiutato. Speravo che potessi ricambiare il favore. Sei troppo debole per riprendere il controllo. Dovrò tirarti fuori a suon di pugni. Ma scherziamo? Ma che cos'è? Ti stai evolvendo in uno stegosauro?
la tua famiglia ti ha abbandonato è perché sei debole! Hanno paura di te! E lo sai! È il momento! Per me! Harry ha bisogno di te! Ricordi! Sta morendo, Doc! Non voglio perderlo! Sei l'unico che può aiutarlo! Se mi avvicini, posso iniettare l'antidoto nelle gengive. Dove l'hai presa? Harry Osborn. Dice che l'hai creata tu. Vieni con me. Proprio come pensavo. Qua giù! Ehi, 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 ehi! Piano! Lasciatemi avvicinare! Calma. Incredibile.
Spara lì! Vado! Cos'è quella cosa? È il frammento di un meteorite atterrato fuori città diversi anni fa. E c'era anche quello. Ho addosso un alieno. Lo chiamiamo simbionte. Si lega a livello subcellulare al suo ospite. Nel nostro caso, Harry Osborn. Te l'ha dato lui? Non proprio. Ero ferito. E ti ha scelto. Quindi è più pericoloso di quanto immaginassi. Dobbiamo chiamare la Oscorp. Dobbiamo distruggerlo. Distruggere noi. Hai detto che mi ha scelto. Fa di me uno Spider-Man migliore. Ho avvistato il bersaglio. Lo seguo. MJ, è bello sentirti. Come te la passi? Bene. Sto sistemando altri scatoloni a casa. Ho sentito Harry. Sì, ma tu come stai? Ho saputo di Lizard. Io sto bene. Connors è guarito, la tuta funziona ancora a meraviglia e... Ah, a quanto pare si chiama simbionte. Ed è... un alieno. Roba da pazzi, vero? Aspetta, cosa? Non sembri affatto preoccupato. Sono preoccupato, ma non avrei mai fermato Connors senza il suo aiuto. Peter, voi due avete distrutto mezza città. Cioè, hai visto come ha ridotto il museo? È un miracolo che non sia morto nessuno. Io non credo, ed era l'unico modo per curarlo. Insomma, avrei dovuto lasciare che distruggesse tutto da solo. Non intendevo. Io starò qui a lavorare tutta la notte. Mi è venuta finalmente l'ispirazione per un pezzo a prova di Jonah. Magari quando torni avrò qualcosa da mostrarti. Cosa le hai preso? Forse è sotto stress per il lavoro. Meglio lasciarla sola. Nel frattempo, noi potremmo aiutare qualcuno qui in giro. Non sappiamo ancora chi ha creato quello strano Spider-Bot. Gente, è scoppiato il caos al mercato del pesce. Per colpa di Lizard. Onestamente è uno di quei criminali che speravo ci fossimo lasciati alle spalle. Per fortuna, i nostri due Spider-Man sono intervenuti come sempre a salvare la situazione. Il giovane si è anche esibito in spettacolari acrobazie acquatiche, mentre il vecchio... so che rischio di sembrare un disco rotto ripetendovi quanto il costume nero mi mette in brividi. Ma non mi importa. Troppo tardi, è così. Criticatemi nei commenti.
Complimenti se volete, ma io lo dico, questo nuovo costume nero, qualunque cosa sia, non mi piace. Ok, l'ho detto. Bene ragazzi, Danica vi saluta. Spider-Man! Occhio alla testa! Scusate, gente! Avrei una perlustrazione in agenda! Andiamo a curiosare. Spero che abbiate cancellato la cronologia, amici. Vediamo, vecchio mio, che segreti mi nascondi. La mappa di una base. Potrei dare un'occhiata e vedere cosa nasconde. Vedo che hai già visitato altri due ripari. Forse esplorando anche gli altri ripari riuscirò a trovare la base. Cavolo, speravo di lasciare MJ in santa pace, ma sono stremato. Forse è ora di tornare a casa. Chissà cosa ha deciso per il suo articolo. Ho dimenticato di nuovo di lavare le lenzuola. È l'articolo che ti dicevo prima. Mi interessava la tua... Promette bene, MJ. Non vedo l'ora di leggerlo. Ma... hai ancora la tuta. Connors non ti ha aiutato a toglierla. Harry, come sta? Scusa, possiamo parlarne domani? Sono esausto per... la cagione.
non ho poi così tante armi. Controllo da sopra. Non posso uscire dalle finestre. Devo fare le scale. Vado sul retro. C2 a rapporto. Situazione... A quanto pare il ragno mi vive da solo. Se hanno già perlustrato facciate e retro, potrei passare dal seminterrato. Se provassi a uscire, sarei finita. Ti prego, non cigolare. Grazie. Il banco di Pitt. Lanciaragnatele. Perfetto. Ehi! Ferma! Superare i cacciatori e trovare Pitt. È sceso nella strada a fianco! C3, restate in zona nel caso dovesse tornare. Se non trovo Pitt prima di loro... Eliminate qualsiasi interferenza. Graven vuole il regno stanotte, senza se e senza ma.